Grandi amici del tubo, ben ritrovati qui sul canale di Switch News. Ragazzi, oggi proseguiamo la nostra scalata verso i vertici dell'NBA con la My Career. E oggi abbiamo una partita importantissima a giocare contro i Cleveland Cavs del Chosen One, The King, LeBron James, signori. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo subito a sfidare l'uomo da Akron e vediamo come va a finire. Ho paura che prenderemo mazzate. Il nostro record di squadra è 4-9 per ora, quindi non benissimo. Per quello cerco di fare meno partite possibili del primo anno per poter il secondo anno andare al top della Western Conference. Detto ciò, non perdiamo altro tempo, andiamo subito alla partita, signori. Eccoci ragazzi, Staples Center, palazzetto super gramito, quando ovviamente ci sono in visita squadre come i Cleveland Cavs. Viene alzata la palla 2, si parte ovviamente in quintetto, subito palla per LeBron e subito accoppiamento individuale per Switch Music. Sarà un disastro marcarlo, infatti ci va via per il giusto tiro. Non ci credo, abbiamo già stoppato la prima azione senza saltare. Oddio signore, cosa sta succedendo? Ancora palla LeBron, dei Cleveland Cavs, si gira, tiro, questo non lo sbaglierà mai. Vabbè, che ce posso fare, signori? Comunque, vi faccio notare che, vedete, siamo in marcatura anche in difesa. Il nostro fisico è tipo LeBron James palla persa, intanto, perché parlo invece di giocare. E io volevo fare proprio quello, un'ala piccola potente fisicamente, che potesse spazzare via gli avversari e magari anche abile a tirare, ma quello ci arriveremo, signori. Oh! Sulla sirena dei 24, un po' a caso i nostri primi due contro LeBron. Proviamo ad attaccarlo, può funzionare ragazzi, perché comunque LeBron non è sempre concentratissimo in difesa. Palla a me e pregare, praticamente siamo ridotti già nel primo quarto. Pick and roll con Terrence Jones, bellissima palla e schiaccia. Bella lì, grandi ragazzi, 6 pari con i Cavs. Transizione dei Lakers, bella palla di Hibbert a Penander di Switch Music. Mamma mia, oddio santo, cosa ho appena visto. Pick and roll con Hibbert, ci marca LeBron James, non è ovviamente un avversario facile a cui andare via, però lasciamo lì una bella palla, peccato che era per Hibbert e non per chiunque tu l'abbia passata. Pick and roll adesso con Brandon Bass, che è appena entrato, guarda come taglia bene, bella palla, Dio, stava per farsi stoppare da Mozgov. Regaliamo l'assist, secondo se non terzo del primo quarto. Oh no LeBron, oh! Due stoppate su LeBron nel primo quarto, facciamoli sentire la presenza. Ci cambiano, signori. Due palle perse nel primo quarto sono un po' troppe, però ci sta 16 pari. Vediamo come rientriamo. Rientriamo 32-28, inizio secondo quarto, signori. Bene, bene. Si parte allora in difesa in questo secondo quarto, signori. Vediamo di ricucire un pelo lo svantaggio. Rimbalzi su Switch Music, benissimo. Partiamo in transizione. Guarda Kobe come ha corso bene. Palleggio, resto e tiro, ci spaziamo malissimo. Allora attacchiamo il recupero, bella palla sotto per Paciulia che aspetta 7 secondi prima di farsene qualcosa. Post basso e appoggiamo col fallo contro J.R. Smith. Benissimo. Vediamo il tiro libero supplementare di convertirlo con un po' di aiuto del ferro. 32-31. A few moments later. Brutto momento dei Lakers, ragazzi, che colpa le mie infinite palle perse Stiamo perdendo di 11. Andiamo in post basso contro J.R. Smith, può essere una buona scelta. Tiro cadendo indietro sbagliato, però. Ma dai! Ma cosa? Ma cosa? Lo faccio ogni azione, dovrebbe essere ogni azione fallo allora. Cosa? Ho mosso la levetta. Ma vaffanculo, va. Oh, ma come sei oggi? Adesso almeno contro Irving riusciremo ad andare in post basso. Forse sì, forse no. Gancio sinistro, grazie. Grazie. 20-6 di parziale negli ultimi 11 minuti e mezzo. 20-6. Ma che cazzo si fa a prendere un parziale di 20-6, Dio santo. Bom, batti Udrich, guarda bella palla, schiacciala lì così. Grande questo asset di Music Bryant. Speriamo non si ritiri, ragazzi, il prossimo anno, dove dobbiamo competere per il titolo. Ci cambiano, signori, giustamente, ti dirò, veramente un primo tempo imbarazzante. Ho fatto 11 punti, non è quello il problema, ma veramente il resto imbarazzante. Finisce così il primo tempo 63-41, meno 22. Panduro, come si dice dalle mie parti, tanto panduro. Eccoci inizio secondo tempo, palla in mano e meno 22. Inizia la scalata ostile, o come volete chiamarla. Ancora post basso di LeBron, giro e tiro, io gli salto in faccia, sbaglio. Se poi D'Angelo Russell veramente dorme in difesa, che culo rimbalzo. Che culo rimbalzo, col cazzo che te la do D'Angelo, non me la passi mai te, vaffanculo va. Pick and pop con Terrence Jones, guardalo che è solo.
Non si prende il tiro, ovviamente. Vediamo se stavolta riusciamo ad andare in contropiede. A schiacciare, sì, con la bimane. Una cosa buona la facciamo, finalmente. E il timeout Cavs, attenzione. Sembra ci sia una rimonta in corso. Ma sembra, eh. Oh! Oh! Oddio, la stoppata su LeBron! La stoppata su LeBron, signori! Non si molla un cazzo! Piccaroi contro Terrence Jones, ci marca J.R. Smith. Possiamo anche provare a buttarci dentro, non succede. Allora, backdoor, bellissima palla di Kobe! Grande così! Mamma mia però, Kobe, che passaggi che molla quando vuole! E sono 15 punti per noi, stiamo un po' migliorando la partita. Palla persa dei Cavs! Semi-transizione, ci dà la palla addirittura Kobe. Palleggio, arresto, tiro sbagliato. Esageriamo qui. Oh! No! Che cazzo hai fischiato? No, che cazzo hai fischiato? Non mi fanno vedere neanche il replay. Ci cambiano, signori. Ho simulato, scusatemi. Ricominciamo il quarto quarto. Sotto di 20. E quelli chi li manca? Ah, bene. Un bel inizio, bene, veramente una partita commovente quest'oggi, 105-83 il punteggio. Siamo soli, fuori per Hibbert, non pensavo fosse Kobe, mannaggia sua, vediamo se almeno un rimbalzo offensivo arriva. E ci guadagniamo due tiri liberi, bene così, lavoriamo contro Biombo a rimbalzo. Che ti devo dire, adesso cerchiamo almeno di arrotondare le statistiche. Buono il tiro libero, rilascio perfetto addirittura, molto bene. E sbagliamo il secondo, yeah! Poi tocco la palla ma non la recupero. Bel backdoor! Schiacciata più fallo di LeBron! Bene così, ragazzi, dai che ci facciamo notare. Anche dai King James, comunque li abbiamo rifilato. Buono tiro libero. Due, se non tre stoppate addirittura a LeBron. Una schiacciata col fallo in testa. Lui mi ha fatto un po' di fadeaway dal post basso, ma vabbè, ci sta. Bella battaglia comunque, ecco, diciamo così. Signori, non so bene come siamo tornati a meno 11. Un bel parziale. Qui buttano via la palla i Cavs. Attenzione, perché abbiamo la palla per tornare in singola cifra di svantaggio. Quindi facciamo attenzione. Infatti i Cavs rimettono in campo Kevin Love perché sentono un momento di difficoltà. Palla in mano e possibilità del meno 9, che arriva con la mia schiacciata, che ci regala anche il ventello, 21 per l'esattezza, meno 9, attenzione ragazzi, la rimonta. Bene ragazzi, è stato solo un momento così di sbandamento dei Cavs, subito 5 punti in fila e subito ci ricacciano a meno 13. Non vedo come potremmo rimontare. Kobe ci regala un tiro incredibile, ancora meno 11, ma è veramente lunghissima. Bene, ci cambiano, signori, per gli ultimi 30 secondi, direi che è andata a finire male. Sembrava una rimonta che poi è andata a fancularsi, quindi finisce così, 119-107, ragazzi. Ovviamente non siamo soddisfatti, però vabbè, noi non abbiamo giocato male, 21 punti, 5 rimbalzi, 5 stoppate, però un 7 palle perse, che veramente sono una caterva incredibile. Eccoci ragazzi, dopo la disfatta con i Cleveland Cavs, abbiamo il giorno libero da utilizzare in un pranzo con DeMar DeRozan, un allenamento oppure delle sponsorizzazioni. The Mustachery, cazzo è sta roba? Ah sì, molto bene, sì. Una partecipazione nei prossimi 7 giorni liberi, accettiamo, perfetto. Oggi, visto che abbiamo accettato, andiamo immediatamente a fare questa The Mustachery. Trascorriamo il giorno libero così, esattamente, ricompensa 125, perfetto, e con questi 8400 punti andiamo anche a migliorare un po' il giocatore. Ok, abbiamo dato tiro sospensione, atleta e due volte playmaker, perché sto perdendo veramente troppi palloni. Siamo arrivati al generale 77, continua la nostra scalata verso i 90. Non so neanche se ci arriveremo, però va bene così. Signori, per questo video è tutto, spero che questo video sia piaciuto, nonostante la disfatta. Però abbiamo stoppato, schiacciato, abbiamo fatto di tutto con LeBron. Abbiamo preso anche 30 punti da LeBron, però vabbè. Come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscrivervi al canale se avete ancora fatto. E ci rivediamo al prossimo video.